Buongiorno, oggi come tutti i venerdì abbiamo fatto giunta, abbiamo preso alcune delibere, ma abbiamo parlato anche di alcuni temi rilevanti. Il primo, cosa riusciremo a fare a settembre per la scuola per infanzia, asili e nido. Vi do le dimensioni della questione, il comune ogni anno accoglie 30.000 bambini e quest'anno abbiamo richieste di nuovi ingressi per 11.000. Ora noi non stiamo ancora rispondendo a queste famiglie perché ad oggi abbiamo solo delle linee guida del governo del 26 di giugno, purtroppo un po' generiche, ma non sappiamo che regole dobbiamo applicare relativamente al distanziamento e anche al tema degli orari, cioè perché a Milano c'è, diciamo, la scuola da 8 ore dell'infanzia, ma facciamo anche un prescuola e un post-scuola per aiutare le famiglie. Su tutto ciò ho chiesto all'assessora Galimberti di scrivere formalmente a questo punto a Regione, all'ufficio regionale scolastico, per avere con precisione linea guida. Ho chiesto una risposta entro la fine della prossima settimana per poter dare alle famiglie, quindi mi rivolgo a quei genitori che magari in questo momento stanno vedendo questo video, poter dare risposta loro non la settimana entrante, ma quella dopo. Secondo tema è quello relativo alla Summer School. Quella era stata una mia promessa, trovare una formula di nuovo per sgravare le famiglie dall'impegno di tenere i bambini in questo periodo, soprattutto per quei genitori che devono lavorare in presenza negli uffici. Ecco, è stata una buona cosa, è una buona cosa. Il comune ha messo a disposizione 130 luoghi suoi, 130 spazi, ma attraverso questa chiamata a tutto il sistema di oratori, centri sportivi, volontariato, servizi privati, abbiamo messo insieme 500 luoghi dove accogliere i bambini e li abbiamo accolti tutti. Magari in qualche pochi casi abbiamo chiesto a una famiglia che faceva una richiesta per quello specifico luogo che era già pienamente occupato di poter accettare una destinazione lì vicina, ma abbiamo accolto tutti. E infine, avete visto in città molti bar e ristoranti che si sono allargati all'esterno, su marciapiedi e in alcuni casi anche su carreggiata, ed è di nuovo un'idea che abbiamo messo in campo per cercare di aiutare questi esercizi commerciali. Pensate che abbiamo assegnato 45.000 metri quadrati, qualcosa come 8 campi da calcio per intenderci. Sono spazi che sono gratuiti fino a fine ottobre. Ecco, io penso che sia una cosa buona non solo per questi commercianti, ma anche per noi. Anch'io sono andato più volte in questi ristoranti all'aperto la sera. È ovvio che in alcuni pochissimi casi abbiamo dovuto togliere qualche parcheggio ed è altrettanto ovvio che cercheremo di vigilare affinché non ci sia disturbo al vostro sonno la sera. Però questo di nuovo è un momento in cui tutti dobbiamo darci una mano. Buona giornata a tutti, buon weekend.